Consiglio pastorale degli affari economici, al gruppo dei catechisti, dei ministri straordinari, degli operatori della Caritas parrocchiale, ai bambini e ragazzi del catechismo, al gruppo giovani, dalle signore della polizia della Chiesa, che ogni settimana se ne prendono cura, ai soci del circolo cattolico, e poi alle varie associazioni di volontariato, di misericordia, protezione civile, Francis, Unitas. La presenza poi del sindaco e dell'autorità, che ringrazio, esprime il nostro impegno per il bene comune di questo paese di Impruneta, paese conosciuto nel mondo per l'arte del conto. Ringrazio anche Fornacini qui presente, che attraverso la lavorazione di questa terra hanno saputo esprimere nei secoli quella bellezza che Dio ha racchiuso anche nella terra. E non per ultimo, ecco la rappresentanza dei quattro leoni rappresentati da queste bandiere, segno della vitalità del nostro paese. E davvero ci siamo tutti e con grande gioia la salutiamo e la ringraziamo. Ringrazio Luigi per questa parola di accoglienza e ringrazio a tutti voi che avete voluto rinnovare l'invito a questa celebrazione all'interno della visita pastorale la vostra parola. Costiamoci al Signore per ascoltare la sua parola, per condividere il Padre nel suo corpo e perché questo nostro incontro porti frutti di bene alla nostra vita, invochiamo la sua misericordia sulle nostre fragilità e sui nostri peccati. Gloria a Dio nell'alto del cielo. Pace in terra agli uomini buono, da Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Dio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra sua. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, la gloria di Dio Padre. Oltre la fine. Poi però le parole di Gesù
da quello che sarà il destino del Tempio di Gerusalemme, si spostano invece verso altri eventi catastrofici. Eventi di catastrofi che non interessano solo il futuro del Tempio, ma il futuro del mondo. Gesù prospetta conflitti, terremoti, carestie, epidemie, li riassume in fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ad ascoltare le parole di Gesù sembra di leggere i giornali di oggi, la cronaca anche del nostro tempo, di tutti i tempi, è segnata da guerre, da cataclismi, da povertà, da calamità. Gesù sposta poi, a sua volta ancora, l'attenzione dal futuro al presente, perché è vero che questi eventi ci attendono e ci accompagnano, ma dobbiamo proiettarci verso la fine dell'attesa, l'attesa della fine del mondo, senza distrarci dalle responsabilità per oggi. È una tentazione, è stata una delle prime tentazioni dei cristiani, l'abbiamo ascoltata nella seconda lettura, dalle parole di San Paolo, che richiama i cristiani di Tessalonica, che appunto nell'attesa della fine avevano smesso di operare in questo mondo, di essere responsabili, non lavoravano più, tanto diceva la fine, non c'è nulla da fare per questo mondo. E invece San Paolo li richiama ai compiti che si hanno nella società. Atteggiamento da assumere nel presente, guardandosi al futuro, deve essere però un atteggiamento operoso. Torniamo allora al Vangelo, perché Gesù in tre espressioni ci dice in che senso dobbiamo dar forma a una vita oggi che guarda però al futuro e al compimento dei tempi. Sono tre espressioni di Gesù che abbiamo ascoltato, su cui vorrei richiamare la vostra attenzione. La prima è questa: badate di non lasciarvi ingannare. Siamo circondati da troppi falsi maestri, da troppe idee che si vogliono imporre alla nostra coscienza. C'è un discernimento da operare ogni giorno di fronte ai fatti della vita, davanti alle opinioni della cultura dominante, la nostra società, e gli argomenti su cui bisogna fare una scelta e avere una nostra posizione chiara alla luce del Vangelo sono molti, riguardano la vita e il suo valore intangibile all'inizio e alla fine della vita, i legami tra le persone, a cominciare dalla famiglia, oggi particolarmente insidiata, la libertà di coscienza, di religione, di educazione, sono tutti temi in grande discussione, con opinioni avverse alla parola del Vangelo, oggi predominanti. Formare una mentalità di fede, badate a non lasciarvi ingannare, è prioritario per acquisire una retta capacità di discernimento in mezzo alle molte opinioni che oggi girano dentro il nostro mondo. Seconda parola di Gesù: non andate dietro a loro. È l'invito a fuggire la logica del conformismo. Oggi il mondo dei social, lo sappiamo bene, è fondato sull'acquisizione del consenso. Tutti dobbiamo diventare uguali, tutti dobbiamo dare il nostro mi piace a qualcuno. E più grande è il numero dei mi piace, più si vale. Questo è il nostro mondo, conformista. Ma anche sappiamo che sono molte le insidie di chi vuole conquistare la coscienza della gente. Dietro a tutto, lo sappiamo, c'è un regime economico consumista che ci vuole conquistare. Fanno l'algoritmo da quello, scoprono quali sono le nostre attenzioni e in base a quello ci offrono i prodotti. Così funziona, sappiamo, non è che quel che ci viene offerto è il no,
è qualcosa che ci si vuole applicare addosso come un bisogno, a partire da quelle che sono le nostre inclinazioni, tutto per fini di potere, di denaro. Ma noi non abbiamo altro Signore, altro Maestro che Gesù Cristo. Terza frase di Gesù: non vi terrorizzate. Ci mette paura questo mondo, ma non c'è nessun male, non c'è nessun malvagio che possa prendere il sopravvento su Dio e su chi appartiene a Dio. Se noi sentiamo di appartenere a Dio, noi siamo sicuri, perché Dio vince il male, l'ha vinto, ce l'ha mostrato. Gesù è morto, ma è risorto. Il massimo del male era la morte, e il Padre l'ha vinto e ha fatto risorgere il suo figlio. Ce l'ha mostrato, ce l'ha dimostrato che lui è più potente del male, Dio, il Padre. Stando con lui, nessun male ci può terrorizzare. La storia è nelle mani di Dio. Chi si affida a lui può essere certo di essere in un porto sicuro. Ecco, queste linee di comportamento affidate a queste tre frasi di Gesù devono guidarci, secondo Gesù, in una situazione che non sarà mai facile. Gesù parla di persecuzione che accompagna la condizione dei suoi discepoli nel mondo. Questa persecuzione può oscillare dalla sopraffazione violenta che arriva fino al martirio, e sappiamo che ancora oggi ci sono cristiani che soffrono violenza e che arrivano fino a dover dare la propria vita per la fedeltà a Gesù. Ma c'è anche la prepotenza ideologica che porta alla emarginazione della Chiesa, dei cristiani, del Vangelo. Tutta la vita cristiana, se è autentica, condivide la vita di Gesù, che non è andata giorno dopo giorno verso il successo, è andata giorno dopo giorno verso la croce. Poi il Padre l'ha lasciato, ma la vita di Gesù su questo mondo è stata una vita di persecuzione, di sofferenza. Se noi stiamo con Gesù non possiamo pensare diversamente. Quindi noi abbiamo una lotta ogni giorno contro il male nelle sue varie forme. Ci confortano però le parole di Gesù: non abbiamo bisogno di trovare le nostre risorse. Quando siamo a doverci confrontare con un pensiero avverso, non siamo noi a dover trovare le parole. Le parole ce le dà Lui, i giudizi ce le dà lo Spirito Suo, le argomentazioni, le prospettive per dare testimonianza sono tutte dono di Gesù. Soprattutto Gesù chiude dicendo che non dobbiamo aver paura di nulla, perché la nostra vita è nelle mani di Dio, che è un Padre pieno di amore, che si cura di noi in tutto. Ogni capello del capo è nelle sue mani, ogni realtà di vita è nelle sue mani. Se anche il nostro corpo dovesse essere offeso dalla prova, ci verrà restituito, risorto in tutto il suo splendore. Per quello che ci è chiesto, allora, essere perseveranti. Questa è la virtù che Gesù ci raccomanda in questa pagina del Vangelo. La perseveranza, la forza dell'attesa, senza scendere allo scoraggiamento, mantenendo lo sguardo fisso su Gesù, che è il fondamento e l'artefice della nostra fede. In questa perseveranza facciamo esperienza di misericordia, in quanto siamo destinatari dell'amore di Dio, che ci fa testimoni operosi di misericordia verso gli altri, perché la nostra vita diventa strumento di Dio per la cura degli altri. Le parole di Gesù abbiamo sentito allora esortano alla fede, alla speranza, per perseveranza, e infine all'amore, alla misericordia. Ed è questo l'annuncio che la Chiesa ripete nel tempo. È l'annuncio che è l'unico dono che la Chiesa ci fa, è l'unico dono che il Vescovo vi può fare. La sua visita oggi, che è segno della visita di Dio, vi porta questo dono, il richiamo alla fede, alla speranza, alla carità. Io non ho
ricette pastorali con cui risolvere i problemi della Chiesa, non c'è. Io sono l'annuncio di questa certezza, che il dono della fede, della speranza e della carità ci mantiene nelle mani del Padre. Ecco allora che questo annuncio diventa però anche una responsabilità, perché una volta che lo riceviamo dobbiamo anche poi testimoniarlo, e questa esperienza di testimonianza è essere Chiesa. Cos'è una comunità cristiana? Una chiesa anche nella dimensione parrocchiale, se non un intreccio di testimonianze, ciascuno di noi dà il suo apporto, perché la fede, la speranza e la carità possano rifulgere in questa nostra città. Finisco, ma devo dire ancora una parola sulla carità, perché oggi è la sesta giornata mondiale dei poveri. Il Papa vuole indurci a una riflessione sul tema della povertà, che significa riflessione sul nostro stile di vita e sulle tante povertà del momento presente e difficile. Richiamo però un fondamento di fede, perché non abbiamo a cuore i poveri, noi abbiamo a cuore i poveri, perché Gesù, da ricco che era, si è fatto povero, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. La frase di San Paolo è al centro del messaggio del Papa. L'attenzione, la condivisione con i poveri è dunque un passaggio essenziale per la nostra salvezza. Poi il Papa fa una piccola annotazione, attenti, dice, c'è povertà e povertà. C'è una povertà che genera miseria, che è il frutto dell'ingiustizia del governo umano. C'è un'altra povertà invece, quella che scegliamo, che invece è segno della libertà, perché ci libera da tutte le cose superflue e ci riporta invece alle cose essenziali della vita, poveri nel senso della essenzialità. Ecco, tutte e due queste richiami, alla miseria, frutto dell'ingiustizia, verso la quale dobbiamo chinarci, quindi con il atteggiamento di condivisione, e povertà come rifiuto del superfluo per una vita condotta nella sobrietà. Facciamoci liberi dunque per sconfiggere la miseria.
O Maria Santissima, alla tua confessione di misericordia, affidiamo la nostra vita, conosci le necessità e turba il nostro cuore, le nostre sofferenze e tribolazioni, le nostre speranze e le nostre consolazioni. Tu che quale madre amorosa sei presente in tutte le circostanze della vita, mostraci sempre il frutto e il benedetto del tuo seno Gesù. Parla di noi al suo cuore e ottienici quello che la nostra preghiera non osa sperare. A Gesù tuo figlio, per mezzo di tua Maria, onore e gloria, di sempre e di Cristo. Amen. Nostra Signora dell'Impruneta, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore. Andate. Rendiamo grazie a Dio. Del